Sì, 5 minuti ho finito, ti prego però non mi assillare perché oggi già è una giornata storta, eh? Sai quelle giornate quando uno si sveglia con la luna di traverso? Esatto. Sì, anche perché io non la volevo fare, non la volevo. Ma come, che cosa? La presentazione del Vincenzo Boccerelli Story, sì, la splendida idea di Victor Daniel. Ma come che Victor? Quel ragazzetto, quell'appassionato di cinema e televisione, di teatro, il mio incubo, sì, esatto, sì. Quelli che pensano di risolvere tutto con la digitalizzazione, no? La new generation del mondo del cinema, che non hanno la più pallida idea di che cosa significhi lavorare su pellicola. Certo. Sì, però dai, non perdiamo tempo perché voglio chiudere questa cosa e poi ci vediamo dopo, dai. Sì, dai, sto finendo anche la batteria. Ciao, ciao. Mamma mia, non ce la faccio più. Victor! Adesso dove è finito questo? Dai, sbrigati perché voglio togliermi questa cosa. Io poi non ci credo, te l'ho detto, io in questo Vincenzo Boccerelli Story non ci credo. Le pillole che sembrano le robe da ambulatorio medico, no, guarda, veramente. Poi è già tutto fatto, già tutto visto, già tutto déjà vu, già sentito. Qui ci vogliono cose nuove, nuove forme sono necessarie, sì, nuove forme. Qui pensiamo al futuro. Hai capito che furbacchione? Peste che sei. C'è la telecamera accesa, eh? Eh sì, perché lo sai che quando vedo quella luce rossa io non capisco più niente. E mi rilasso, mi sento bene proprio. Mi passano tutte le paure, le angosce, l'ansia da prestazione. Eh sì, perché questo è il lavoro più bello del mondo. E tu hai avuto questa brillante idea, sì, diciamolo, dai Victor, hai avuto una bella idea, io ti ringrazio di aver creato il Vincenzo Boccerelli Story. Allora, insieme con voi che siete mio pubblico, i miei amici, i miei fan, che mi seguite ormai, lo vogliamo dire, quasi 30 anni, ho iniziato negli anni 90, quindi insomma di anni, di lavori, di personaggi, di anime, ne ho raccontate, ne ho vissute. Per me, ma soprattutto per voi. Perché io se ho scelto di fare questo lavoro è per donare emozioni, sentimenti, gioia, per far sì che si possa insieme crescere, che possiate ricevere quella scintilla dal mio cuore che si traduce in amore per voi. Vediamo, Vincenzo Boccerelli Story, motore, azione! La malattia di Augusto gli aveva solo annebbiato la mente, tutto qui. Ma adesso tuo padre è un dio. A tutti gli effetti. Ti sbagli, Caligola. La malattia di Augusto non alterò le sue facoltà mentali, no, al contrario. Le acuì addirittura. E proprio come lui. Anch'io sono tormentato dal buio che piano piano si avvicina ogni notte. È questo che ti fa paura? Tu. Il grande imperatore. Hai paura del buio della morte? No, io non ho detto che ho paura della morte, io sono un soldato. Ho visto la morte in faccia migliaia di volte. Io ho solo paura di quello che potrebbe esserci dopo la morte. Quando era sulla croce ha chiesto a Dio di perdonare coloro che lo stavano uccidendo, perché non sapevano quello che facevano. E ha detto anche... Se qualcuno ti colpisce sulla guancia destra, porgigli l'altra guancia. Poi ha dichiarato che nel suo regno tutti gli uomini sono stati creati uguali, padroni e schiavi, poveri e ricchi, e che vi regnerà l'amore. E che vi regnerà l'amore. Che ne pensi, Caligola? Parole prive di senso, zio. E il tuo tribuno prima o poi impazzirà e non risolverà niente. Cosa succederebbe se la dottrina che predicava questo maestro giudeo si diffondesse per tutto l'impero? Penso che andrebbe tutto in rovina. No. Ma per fortuna questa dottrina va contro la natura umana. La vita è guerra! E il destino dei forti è quello di schiacciare i deboli! Ne sei veramente convinto? Sì.